Eccoci qua, salve a tutti, ben ritrovati su Radio Nova, puntata speciale del The Music I Like, quest'oggi dedicata al gruppo Lumonti di Sassari, capitanati da Fabrizio Casu. Con loro insomma parleremo quest'oggi dei loro 15 anni di storia vissuti veramente alla grande. Con me in studio c'è Anna Rita Oggiano e sarà lei insomma la conduttrice principale di questo speciale, poi con la partecipazione straordinaria di Les Dead, che anche lui sicuramente all'interno farà qualche domanda al gruppo. A te la parola, Anna Rita, e intanto prima saluta. Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a Radio Nova, grazie Augusto per questo invito, questa giornata. Qui abbiamo, come già hai anticipato tu, il gruppo Lumonti, abbiamo Fabrizio Casu e Giuseppe Pintus, avremo modo tra l'altro di sentire anche alcuni pezzi live del gruppo Lumonti e niente, diciamo. Beh, direi subito di partire con il loro ultimo singolo. Partiamo subito con il loro ultimo singolo, presentato al Festival della Canzone Sassarese Canto e Uburu, dal titolo Noi Meglio Libari. Oggi una vetta bionda, domani una grassa, dugna di una diversa, magazzina futi, avatemi fa così, così. Ma di Lumonti, ma la cosa più bella, lo sai cos'è? È talmente imbranata che nella lavatrice ci mette il bebè, e i rinzoli con la morbidente trenta la badetta, cucina bene. Ai cosa finirà? Chi non mangia di passare la vita, un pare a una femmina, chi non sa cucinare. Oggi una vetta bionda, domani una grassa, dugna di una diversa, magazzina futi, avatemi fa così, così. Ai cosa finirà? Chi non mangia di passare la vita, un pare a una femmina, chi non sa cucinare. Come un colibrì dei tropici, oggi una vetta bionda, domani una grassa, dugna di una diversa, magazzina futi, avatevi fa così.
eccoci qua, siamo ritornati in diretta a Radio Nova. Abbiamo qui presenti, come abbiamo anticipato prima, i componenti del gruppo Lumonti, Fabrizio Casu e Giuseppe Pintus. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno Augusto. Buongiorno, benvenuti qui a Radio Nova. Quest'oggi avremo modo di presentare quella che è la vostra storia in 15 anni di attività. Abbiamo un grande traguardo, Fabrizio. Quest'anno festeggeremo insieme questi 15 anni e quindi avremo modo di mostrare anche al nostro pubblico tutte quelle che sono state le vostre diciamo prove di carriera, arti, così, con vari brani presentati in varie manifestazioni, tra l'altro. E abbiamo sentito prima la canzone Noi Meglio Liberi, scritta da Roberto Reis, quest'anno presentata al Festival Canto Uburu. Sì, siamo rimasti molto contenti, devo dire, di quest'ultimo brano. Per quanto riguarda i 15 anni, siamo felicissimi, perché anche data la nostra giovane età, 15 anni non sono pochi. È un bel traguardo, diciamo, un bel traguardo, anche perché, come dici tu, appunto, vista la giovane età, si prospetta di andare sempre più avanti e quindi di superarli alla grande questi 15 anni di attività. Oggi avete portato, tra l'altro, per noi dei brani live, via via avremo modo di sentirli. Io sono qui, intanto saluto il nostro art director Augusto Contini. Ciao Augusto. Insomma, ricordiamo che tu in questo periodo sei impegnata in diverse serate carnevalesche, quindi un po' dovete capire la voce di esatto, Anna Rita in questi esatto. giorni. Volevo giusto scusarmi se la voce non è proprio squillante come di solito, ma reduce da ieri sera per una serata carnevalesca al Tanit organizzata dall'associazione Festa in Festa di Antonio Bertulu. E niente, una bella manifestazione ricca di gente, abbiamo incassato diciamo 6.000 ingressi più o meno, quindi abbiamo superato alla grande lo scorso anno. E niente, una bella festa, tanti bambini, tante mascherine, insomma, questo ci dimostra che la nostra città, nonostante il periodo di crisi, nonostante diciamo tutti i vari problemi che purtroppo ci coinvolgono giornalmente, comunque partecipa alle iniziative, e io sono del parere sempre che ce ne dovrebbero essere di più per andare avanti, per mettere un po' di umore, no? Per arricchire diciamo quella che è la nostra isola, quella che è la nostra terra, in particolare la città di Sassari. E qui mi aggancio al discorso che nella città di Sassari esiste un quartiere, il quartiere Lumonti, chiamato così proprio perché sta sulla montagna della città di Sassari, no? Nato proprio su questa montagna, e questi ragazzi presenti quest'oggi a Radio Nova lo esprimono anche in tutta la loro bellezza, in tutto il loro fascino, e ne hanno voluto trarre tra l'altro il nome del gruppo. Fabrizio, vuoi raccontarci com'è nata quest'idea di dare al tuo gruppo, di cui tu sei tra l'altro colui che ha iniziato questa storia del gruppo Lumonti, questo nome così strettamente particolare legato al quartiere dove presumo tu sia cresciuto, sì, no? Sì, nato e cresciuto. Niente, come si fa da ragazzini, nelle panchine si suona la chitarra. Ho riunito 4-5 chitarristi della zona, non sapendo che nome dare al gruppo, ho scelto Lumonti, perché comunque essendo tutti del monte mi è nato praticamente quasi spontaneo. Quindi è stata proprio una bella iniziativa, anche perché diciamo il monte aveva bisogno di un gruppo che comunque lo ravvivasse, lo rallegrasse anche con tutte le loro canzoni che non solo diciamo ritraggono quelle che sono le storie di tutti i giorni, dei ragazzi, dei giovani, di quello che succede comunque via via che avanziamo con i tempi, ma sono anche delle canzoni allegre, diciamo che dobbiamo cogliere quello che è il lato umoristico, no? Anche quest'ultima canzone portata al Canto Uburu è simpatica, divertente, comunque ritrae quello che è il tema diciamo quest'oggi dei giovani, del fatto che non sia più tutto come una volta preciso, matrimonio, famiglia, figli. È una cosa allegra, una cosa che spezza, secondo il mio punto di vista, ma penso anche il punto di vista un po' di tutti, no? Quella che è la classica vita odierna di una volta, è vero Fabrizio? Esatto, abbiamo voluto un po' ironizzare, anche se qualcuno un po' ci ha dato contro, poi abbiamo avuto anche modo di chiarire. Noi contro le donne non abbiamo niente, anzi le amiamo, le stimiamo, certo, le rispettiamo, quindi era solo una cosa ironica. Ne sei l'esempio, che da poco tra l'altro è diventato papà di una, esatto, splendida bimba, quindi esatto,
che saluto, salutiamo Emma, la salutiamo tutti, bellissima. Ciao Emma. Ciao Emma. E siamo qui con il suo papà, appunto, che ci dà la dimostrazione del fatto che le loro canzoni alla fin fine sono comunque del tutto, diciamo, ironiche, niente di offensivo, ecco, di offensivo, soprattutto, come dice giustamente Giuseppe Pintus, di offensivo sul personale, perché comunque poi di ragazze brave in giro, certo, ce ne sono, bisogna solo giustamente riconoscerle. Sono un po' quelle fasi che vediamo nelle nostre serate, che suoniamo tanto, diciamo, nei circoli, nei bar, esatto, locali, dove ci sono anche questi personaggi, quindi non è proprio che siano tutte così. Certo. Tratta quasi da una storia vera, diciamo. Sì, però quasi. Diciamo che il mondo è bello proprio perché è vario, no ragazzi? Certo, sì. Altrimenti sarebbe monotono, sarebbe noioso, cioè alla fine tutti a sposarsi, tutti... No, 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 dai, su... In un certo senso a volte è meglio ribari, diciamo così. Sì. Eccoci qua. Adesso presentiamo subito un vostro primo live, invece, perché il pubblico qui è ansioso di sentirvi cantare, Fabrizio. Facciamo un live, una delle canzoni, credo, di maggior successo, si intitola Cosa Gesù Niente. Questa è una canzone d'amore, quindi la dedichiamo a tutte le donne, visto che siamo in tema. Dedicata a tutte le donne, Cosa Gesù Niente, in gruppo Lumonti. Il ruiso profumato gigante te, e sei più bella di Rizzelli e non lo sai, a te chi sera me fortuna, come in te mai più nessuna, tu chi fai batti di tutti i risogni miei, non sogni ancora in cori si devi avvirare. Fabrizio Casu, dedicata a tutte le donne, tra un po' è anche San Valentino, quindi ne approfittiamo e lo omaggiamo, diciamo, a tutte le donne innamorate, diciamo così. Adesso Fabrizio, vogliamo mandare in onda invece un altro dei vostri successi, Mancumari. Ci vuoi anticipare giusto qualcosina su questo brano? Sì, questo è il brano con cui abbiamo vinto la prima edizione del Festival, esatto, Canto Euburu. È un brano, anche questo un po' discusso, perché comunque parla un po' di politica, un po' contro la politica, scusate, e si intitola Mancumari, siamo tutti di passaggio, dice, e quando morimo si paghiamo il viaggio, nel senso, quando moriremo, oltre tutto quello che dobbiamo pagare in vita, pagheremo anche il viaggio dalla terra al paradiso. Ecco, quindi poi l'unica anche questa. Non c'è molto da scherzare su questo, perché in un certo senso è anche vero, no? È anche vero. E noi vi facciamo ascoltare il brano Mancumari, vincitore appunto nel 2001 del Festival Canto Euburu, quindi avete trionfato. Chissà che il prossimo anno questa vittoria non si ripeta. Speriamo. Noi da Radio Nova ve lo auguriamo di cuore e adesso ci ascoltiamo tutti insieme Mancumari, il gruppo Lumonti. Fuega di zira vita,
e una continua partita in chi più so cura cosa si parò. A va pure dai piegami a chi fi tutti maranni si chi sa partita e pensa oppure no. Non arrivo mai a fini mesi campo pa pagare i pesi parti c'ha la panza di gatti zighi chi si dà si se finì passare a tutto e a me invece poi gamava rassana ma cumari siamo tutti di passaggio pagando pure i mezzi pagando pure viaggio per un momento non vi voglio pensare e non vi puro mi ponga a cantare. Di tue televisioni a milioni di bassoni da voi di tu cosa si può augurare viveri da frasi matti da pigliati e strangurati ma le manco di su invece posso fare lui che posso fare tirare da nanzi e muto chi tra poco passaggio pagando pure si paga pure viaggio per un momento non vi voglio pensare e non vi puro mi ponga a cantare ma cumari siamo tutti di passaggio pagando pure si paga pure viaggio per un momento non vi voglio pensare e non vi puro ponga a cantare. Mancumari, abbiamo ascoltato anche questo vostro brano, Fabrizio. E, diciamo, oltre tutte quelle che sono state le esperienze in varie manifestazioni, all'inizio proprio della vostra carriera siete stati coinvolti in una delle manifestazioni che la città di Sassari ormai conosce e alla quale partecipa molto volentieri, che è appunto la manifestazione Tutti Impari Parazidai. Questo è avvenuto nel 2001. Che brano avevate presentato, Fabrizio, allora? Allora, Tutti Impari Parazidai, abbiamo presentato Poesia d'Amore, che è il primo brano che ho scritto. È stato un brano che ha acquisito parecchio successo, tra l'altro. Sì, sì, sì. Vero. Noi quest'oggi invece ci spostiamo la nostra attenzione verso un altro live da parte vostra e vogliamo omaggiarlo e dedicarlo a un grande artista della musica del folklore sasserese, e sto parlando del grande Giovanino Giordo. Grande Giovanino Giordo non solo come artista, come colui che ha lasciato comunque un repertorio vasto di brani che tutti cantano, tutti diciamo riportano nelle loro serate, nei loro gruppi, ma è anche stata una grandissima persona, una persona dedita molto alla famiglia, a quelli che sono appunto i veri valori, come dicevamo prima, di una famiglia. Io ho avuto modo di conoscere la moglie, la signora Angela, una persona squisita, e i loro figli ovviamente, e tra l'altro da poco anche loro, così come te Fabrizio, hanno avuto la gioia di una nuova nascita, il piccolo Nicola, no? Sì. Quindi noi vogliamo dedicare al nostro grande Giovanino e al suo nipotino Nicola, ma niente di meno Elisabetta e tutti gli altri nipotini di Giovanino Giordo, il brano da voi cantato quest'oggi in live dal titolo appunto Sassari. Chi lacrima
prossimità di in terra anzena i cunsura da bato randete che mamma bona tu ma prini brazi non so chi tragno ma un figlio da te cumente me nai altri tu figlio. Brano di Giovannino Giordo indimenticabile, e poi con la voce di Fabrizio Casu penso che veramente sia arrivato alla grande questo omaggio a lui e a tutti coloro che comunque l'hanno voluto bene. Io lo saluto ancora una volta e niente, un po' emozionante ogni volta a risentire appunto questi brani. Bravi, bravi ragazzi del gruppo Lumonti. Grazie. E andiamo ancora avanti a parlare della vostra storia, di questi 15 anni di carriera. Fabrizio, abbiamo un nuovo brano che vogliamo far ascoltare al nostro pubblico, una Drischi Viridai, no? Mi vuoi dire qualcosa su questo tema, su questo brano che hai portato avanti? Sì, è un brano dedicato a due cari amici che non ci sono più, purtroppo sono morti in un brutto accidente stradale, si chiamavano Claudia Nali e Alessandro Solinas. Esatto, Claudia e Alessandro, bruttissimo incidente che purtroppo non possiamo dimenticare sulla Woody Woody. La verità triste è sapere che per una forma di distrazione si possa perdere la vita anche ai nostri tempi, insomma. Quindi voglio dire, questi ragazzi resteranno sempre comunque vivi nel ricordo di tutti, e noi vogliamo ringraziare ancora una volta la loro famiglia che ha comunque ricordato, diciamo, quella che è stata la loro esperienza terrena, e voi che le avete dedicato questo brano che vi facciamo ascoltare ora, una Drischi Viridai. Mario una sera e penso a Ciaratu a Baiden di Ruzeru un nodo si fa in mencori farani torra due lacrimi e tori si è scritto iru di sinu chi chissà di te un figuria vicino e tu ma dai cusà ma se ancora rugarori se ti vuoi due abbracciati con amori nude più come te sempre, rimani un biondo e mille sentimenti, chi può tu dentro a me? Ma vaghi se ti vicino, in mezzo a tutti i più belli, che gli chi bisogna un zero, divide bisogno sempre, di tua rabbia da abbracciare. Potermi da aiutare, e chi sta vita continua, imbrazza te se ti rumendi, mamma va fuori fratelli, vivini di voi rammenti, di rimamenti più belli, lucori non sarà mai, da una triste virità, chi non accetterà di mai. Fumari stasera, i trignu voti rimani un durori, tu
Ui baraurinu papiru Ui cribu di voi Bapin salvi vizinu Vintanni Dui beti fiori Ira videnzeru Ia di d'amori E ava ancora di più Ava chi se ti vizinu In mezzo a tutti i più belli Degli chi bisogni zero Divide bisogni sempre Di tu rapa da brazza Ma potermi da aiutare E chi ta vita continua In brazza a te usati i strumenti Ma papà puoi fratelli Bellissimo brano del gruppo Lumondi, complimenti ragazzi, e anche questa è la dimostrazione che l'amore a volte può anche essere eterno. E ancora un grazie va ad Alessandro e Claudia, indimenticabili. Fabrizio, noi abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme, vogliamo raccontare quelle che sono state le vostre esperienze invece proprio a Lumondi come quartiere. Cosa avete portato e in quali posti siete riusciti a esibirvi con grande successo? Allora, al Monte mi viene in mente subito il parco di Via Montello, dove ogni estate, credo da 3 anni a questa parte, sì, suoniamo con grande successo. Salutiamo infatti Gianni e Simona. Gianni e Simona, li salutiamo insieme. E abbiamo avuto modo, tra l'altro, noi di collaborare, Fabrizio, abbiamo anche cantato insieme. Sì, esatto. Sembrerà quasi assurdo, ma oltre alla qualità di presentatrice mi sono immedesimata cantante improvvisamente, grazie a voi, dedicando il brano Babu Meu a una persona per me molto cara, purtroppo venuta a mancare quasi 5 anni ormai. Sto parlando di mio zio, di mio padrino Franco Giano. E anche qui siete intervenuti, avete cantato omaggiando per lui diversi brani. Io di questo vi sarò sempre grata e vi rinnovo costantemente per ogni anno l'invito, con la speranza di rivedervi su quel palco, perché presi giustamente dal lavoro ci sono state ultimamente delle impossibilità, degli imprevisti. E io ci tengo a ricordare che anche quest'anno ci sarà il tributo, la 5ª edizione, il tributo alla tua voce per sempre, dedicata appunto a Franco Giano. È grande musicista anni 60, 70, 80 e musica sassarese. Volevo giusto chiedervi come vi è sembrata l'esperienza che avete vissuto su quel palco. Ma io mi sono emozionato tantissimo, comunque anche nel vedere te, che a tua volta ti emozioni giustamente. E ho scoperto anche una cantante in Annalisa Giano, devo essere sincero. Cambiamo mestiere, ci medesimiamo sulla cantante, quindi se vi serve una voce femminile, ragazzi, mi raccomando. Magari niente, non mancherà l'occasione. Niente tradimenti, io sono qua. Bisogna prepararsi. Esatto. E comunque, ragazzi, noi vogliamo mandare un altro dei vostri brani dal titolo Fammi Vide. Abbiamo anche un live. Sì, facciamo un live. Facciamo un live prima. Dai Fabrizio, cosa ci proponi? Oggi voglio sognare uno dei brani, penso, forse a oggi quello di maggior successo. Di maggior successo, e quindi ce lo godiamo tutti insieme a voi. A voi Fabrizio Casu e Giuseppe Pintus e il gruppo Lumondi. Rimani by me. Fai curi
ragazzi, sentirvi in live già da mattina, tra l'altro, è bello perché questo dimostra veramente la qualità di quella che è il vostro gruppo, no? Io mi complimento veramente da parte di tutto il pubblico in ascolto, perché sapete emozionarci anche veramente con tutti questi brani che tra l'altro stiamo improvvisando qui, sì. Quindi siete veramente bravissimi. Grazie. Giuseppe, sì, passiamo sì. A te, visto che ecco. Ti sento già meno rispetto a Fabrizio. Fabrizio abbiamo avuto già modo di sentirlo. Dici tu qualcosa invece del gruppo Lumonti? Sei stato coinvolto, preso così, portato dentro questo gruppo? Sì, sono com'è stata un po' l'emozione? Perché mi chiese un favore per fare un CD. Allora lì mi sono proposto, ho detto ti aiuto io per fare degli arrangiamenti. Quindi facevo lavoro subito in saletta per fare il CD, che poi Fabrizio, il titolo di quel CD era Ancora in Occhi. Ancora in Occhi, sì, che è andato moltissimo. È andato moltissimo e io aspetto sempre di essere omaggiato da tutti i vostri CD, ragazzi, perché veramente vale la pena ascoltarli dalla mattina alla sera. Siete veramente grandiosi. E io spero di avere modo, tra l'altro, di collaborare con voi anche in altre serate. So, tra l'altro, Fabrizio, che ci sarà un progetto per l'estate. Sì, volevamo appunto festeggiare i 15 anni con una serata, ancora non so dove, non so quando, comunque è una cosa che sa da fare, diciamo. Sa da fare e si farà, ovviamente, sì, no? Certo. Sempre la volontà prima di tutto, volere e potere. E abbiamo adesso un'altra canzone che manderemo ai nostri ascoltatori. Stiamo parlando del brano Un figlioru imbagliado, Fabrizio. Vuoi giusto accennarci qualcosa? Questo brano riguarda un tema, comunque, quello della droga. È un figlio che parla con la madre mentre si accorge che sta andando via. E noi l'ascoltiamo per non lasciarlo andare via del tutto. Un figlioru imbagliado, gruppo Lumonti. Mamma bo su intra, ori ancora drumendi. Uso guetta zuma, viso gubi incendi. Mini so candendi, abizu bianco. Segui tu guasteri, pochi sami chi credi sinceri. Ava, padrona un figlio imbagliato, nudicino vai me a sciubarato. Ava, avanno posso più fa niente, si non racconta. Mai va via, mi sa
chi già so contrimurendi, a chi pignendi mi sei già brazzendi. Stai attento, mi rudizzi me compare ogni amamento, e tu piglia sempre il bar riferimento, la moglie dizi chi è proprio il tuo invento, e da nonni piglia proprio più ragioni, e non ridazzi assai più considerazioni. E allora di la me cucina di tini si da pizza sera. Coppare combattenti, lo travaglio è sempre manco, non i campi, quando torna a casa chi non l'ha pagato, si ripesa sempre a pozzi d'animali, ma come ti non comprendi la chizioni, ti ragune tu e gli dici se un mandroni. E allora di la me cucina di tiri si raffizza a sera. Da era padrona, cande proprio l'una in punto tu ti affora, non si intendi manco un tuncio a chi sora, para serie in tv più punicida, non sia mai a ciamballi luganari, non si nipesa manco un bagnetta di piatti. E allora di la me cucina di tini si ravvizza a sera.
Eccoci qui, siamo ormai giunti al termine di questa giornata qui a Radio Nova insieme al gruppo Lumonti. Abbiamo sempre qui in radio Fabrizio Casu e Giuseppe Pintus. Vogliamo ricordare invece gli altri membri del vostro gruppo, li ringraziamo, li salutiamo, sì, anche se non sono qui. Per salutarli per problemi di lavoro, certo, non sono potuti venire, Angelo De Negri e Fiorello Ascione. E noi li salutiamo insieme. Io ci tengo a ricordare anche altri due appuntamenti che mi vedranno coinvolta in questi giorni, sempre al centro commerciale Tanit. Parlo del 9 febbraio, quindi il prossimo martedì grasso, ci sarà una sfilata bellissima per bambini, per tutte le mascherine. Fabrizio, ne approfitto, porta anche la piccola Emma, sì, sì. E invitiamo tutti i bambini della nostra città di Sassari, Senno, Risorso, invitiamo tutti a partecipare, perché sarà una bella iniziativa che concluderemo poi con il 14 febbraio, dove oltre all'ultimo giorno di carnevale con cui si concluderà questo tema ci sarà anche appunto il San Valentino, quindi avremo innamorati diciamo che verranno a visitarci, perché anche per loro ci sarà una grande festa. E io concludo questa diretta Radio Nova appunto con il gruppo Lumonti qui presente. Vorrei ricordare ancora una volta che avete partecipato all'ultimo festival Canto Uburu, festival della canzone inedita sassarese, organizzato dal grandissimo Vincenzo Piroddu, che vogliamo salutare e ringraziare, e al quale l'anno scorso abbiamo avuto modo di vedere anche il grande Giovannino Giordo in giuria, che vi ha appunto giudicato e sì, che ci ha fatto divertire anche con le sue battute spiritose. Giovannino Giordo, personaggio noto con il quale anche il grande Augusto Contini, qui art director di Radio Nova, ha avuto modo di condurre uno speciale insieme a Veronica Solinas appunto su Teletirreno. E quindi noi vogliamo ricordare e concludere questa bellissima giornata con voi nuovamente con il brano Noi, com'era Fabrizio? Ce lo vuoi ricordare? Noi meglio liberi. Noi meglio liberi. E noi con Noi meglio liberi salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Nova, ringraziamo giustamente Augusto Contini per averci invitato quest'oggi. Ragazzi, vogliamo cedere a voi l'ultima parola, a Fabrizio, Giuseppe, per i saluti. Niente, grazie Augusto per averci invitato. Anna Rita, non ho parole, è sempre più brava presentando, grazie, parlando, cantando. E niente, salutiamo gli altri componenti, chi ci segue e chi ci stima. Salutiamo tutti e ci vediamo, perché no, anche a breve con il gruppo Lumonti, Fabrizio Casu, Giuseppe Pintus e tutti gli altri membri. Grazie ragazzi, a voi il brano Noi meglio liberi. Oggi una vetta bionda, domani una grassa, dugna di una diversa, magazine a futi, avatevi va così, così. Ci mette il bebè
e i rinzori con la morbidente 30 ore a badetta cucina bene. Ai cosa finirà chi non mangia di passare la vita un para una femmina, chi non sa cucinare ne manco due fettini pizzi più di aldamerini e farà faccia piena di ferro e di tattù e no è meglio libari e volar di fiore in fiore come un colibrì dei tropici. Oggi una vetta bionda, domani una grassa tugna di una diversa magazzina a futti avate mi fa così così. Fiore come un colibrì dei tropici. Oggi una vetta bionda, domani una grassa tugna di una diversa magazzina futti. Avatevi fa così.